Salve a tutti ragazzi. Oggi volevo parlare di un argomento sull'odio della Chiesa Cattolica, che c'hanno tante persone. Io volevo far capire che la Chiesa Cattolica non è composta solo da sacerdoti o cardinali. La Chiesa Cattolica siamo anche noi come individui, capisci? La Chiesa siamo anche noi. E poi non si può fare di un'erba un fascio, perché nella Chiesa ci sono tantissime bravissime persone. Ci sono frati che vanno in missioni, la Chiesa dona tanti soldi anche ai poveri, così. Dopo, ovviamente, certo, la Chiesa ha fatto anche delle cose cattive di cui si deve pentire e non si devono ripetere mai più. Ma io non capisco la tendenza di oggi di odiare la Chiesa Cattolica solo per le sue cose negative e basta. E così è automaticamente rifiutare il messaggio di Cristo. Ma perché? Perché io ho visto tanti individui che fanno così. La Chiesa Cattolica ha fatto essere malvagia, uguale non ascolto più, uguale non ascolto più il messaggio di Cristo, abbandono Cristo. Ho visto tante volte fare questi discorsi qua. Secondo me tante persone fanno così, sapete perché? Perché sono molto furbe. Dicono così, così almeno non ascolto più il messaggio di Cristo, la parola di Cristo, così faccio un po' quel cazzo che voglia, cioè è un mio pensiero, dopo magari posso anche sbagliarmi. Il messaggio che voglio fare, che voglio mandarvi, è che non si può fare di un'erba un fascio. Il male c'è sempre stato in tutto il mondo, fra cattolici e non cattolici, atei. Le persone malvagie ci sono ovunque, capito? Però bisogna distinguere le persone malvagie dalle persone buone. E vale anche per il caso della Chiesa Cattolica, perché il messaggio della Chiesa Cattolica, il messaggio di Gesù Salvatore, che Gesù ci salva, che ci ha salvato per mezzo della sua morte e della sua risurrezione, è valido sempre. Quindi, se qualcuno rimane scioccato, deluso dalla Chiesa Cattolica per le sue azioni malvagie, bisogna andare anche a guardare le azioni buone della Chiesa Cattolica, capito? Avete capito il discorso? È quello che voglio intendere. Non bisogna fare mai un'erba un fascio. E niente, era un messaggio che volevo mandare. Commentate qua cosa ne pensate, cosa dite, cosa pensate, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate, poche parole. Scusate il linguaggio, ma io intanto ho dei problemi del linguaggio, faccio fatica a esprimermi. Vabbè, un saluto a tutti, un video veloce così. Niente, buona giornata.